oggi il piacere e l'onore di avere con noi l'onorevole Giacomo De Ghislanzoni, Presidente della Camera di Commercio. Sapete che abbiamo istituito la Commissione Commerciale perché riteniamo che attraverso l'analisi dei problemi e delle criticità probabilmente si riuscirà a far sì che Sannazzaro ridiventi quel catalizzatore di interessi del territorio che forse una volta aveva in modo preponderante. In questo credo che appunto una maggior vicinanza e una maggiore attenzione alla Camera di Commercio che grazie al pragmatismo e alla lungimiranza del suo Presidente sta mettendo in campo una serie di iniziative veramente notevoli e rilevanti proprio per il recupero di tanti valori del territorio sia per noi doveroso. Sono contento del operato di Andrea Zivioli che anche in questa occasione ha dimostrato grande capacità di iniziativa riproponendo questo premio delle migliori vetrine attraverso questa iniziativa che mi pare si chiama Ci vuole una stella per tentare ancora di dare un piccolo impulso a quelle che sono le iniziative commerciali che dovranno sicuramente trovare un nuovo spunto e un notevole rilancio nell'anno prossimo. Vi ringrazio e lascio la parola al Presidente. Mi tocca. Ma sì, il nostro sindaco ha ricordato quello che è l'impegno che la Camera di Commercio in questo momento sta approfondendo per cercare di valorizzare un territorio, la provincia di Pavia, che sta come tante altre zone del nostro paese soffrendo in maniera marcata di una crisi economica che non è certamente della provincia di Pavia, non è solo italiana, ma è globale. È inutile che vi stia a raccontare tutte queste vicissitudini perché basta leggere sui giornali tutto quello che avviene e che sicuramente preoccupano un poco. Come Camera di Commercio noi cerchiamo di sostenere l'economia, lo facciamo con un investimento globale di oltre 5 milioni di euro per quest'anno, che è stato un investimento cospicuo per sostenere tanti bandi, dallo start-up, chi vuole iniziare una nuova attività imprenditoriale può fruire di contributi alla Camera di Commercio, ma soprattutto, visto che stiamo parlando di commercio, noi crediamo molto nella valorizzazione dei distretti commerciali e di tutto quello che può essere il trascinamento che il distretto commerciale può creare. Abbiamo favorito e promosso la costituzione di distretti di commercio sfruttando questa legge regionale. In provincia di Pavia siamo a 19 distretti del commercio, tra distretti diffusi e distretti urbani. Non sto a farvi la distinzione dei modi, i distretti diffusi sono quelli che raggruppano tanti piccoli comuni, è come il distretto di Sannazzaro che ha arruolato altri comuni confinanti, perché una delle condizioni sine qua non è che i comuni debbano essere confinanti. Questo per far che cosa? Per far sì che i cosiddetti negozi di vicinato, i vostri esercizi, possano, fruendo di contribuzioni da parte della Regione, favorire un'opera di miglioramento e di potenziamento della propria struttura per essere sempre competitivi. E dico questo perché, al di là di Sannazzaro, che non riveste e non ricopre queste situazioni, la funzione dell'esercizio commerciale è duplice. Prima di tutto, nei piccoli comuni, una funzione sociale, nel senso che il venir meno di un esercizio commerciale in tanti piccoli comuni chiude un qualcosa che è importante per il territorio. Pensate comuni come possono essere Ceretto, Galiavola, prendiamo tutti i piccoli comuni della nostra Lomellina, se chiude l'unico esercizio non c'è più il pane fresco, non c'è più il latte, in popolazioni che sono sempre più vecchie. Quindi purtroppo il problema degli anziani è un problema che si ripercuote anche nei confronti degli esercizi commerciali e noi crediamo che debba esserci questa funzione sicuramente presidio al territorio. Ma l'altro aspetto sicuramente importante degli esercizi commerciali è quello di valorizzare le produzioni tipiche del nostro territorio per far sì che il connubio esercizi commerciali e valorizzazione del turismo sia veramente momento di attrazione e di valorizzazione del territorio. Noi lo stiamo facendo con delle risorse, lo stiamo facendo cercando di far squadra con le associazioni anche di categoria, lo stiamo facendo, parlo anche per un qualcosa che mi sta particolarmente a cuore, in Lomellina, sovrapponendo tante iniziative. Voi sapete che abbiamo il GAL della Lomellina che ha delle risorse comunitarie sicuramente significative per valorizzare il territorio, abbiamo sul nostro territorio 6 distretti del commercio che si devono integrare con ma stiamo partendo anche con un'iniziativa di cui mi ero fatto promotore anni fa
che mira a creare un bacino culturale di tutta la Lomellina, perché andando a recuperare e creare determinate condizioni sul piano, sono sicuro, riusciremo a trarre quella massa di turisti che ci possono sicuramente dare soddisfazione anche dal punto di vista commerciale. È evidente che l'impegno di tanti esercenti che vogliono migliorare il proprio esercizio mira anche ad avere una forma di attrazione che deve essere valorizzazione del territorio. E quindi quello che è l'invito che poi vi faremo anche in maniera più sentita e anche più indicata, idonea, sarà anche proprio quello che ogni vostro esercizio commerciale deve diventare anche promotore del territorio, nel senso che se uno va a comprare il riso piuttosto che un'altra produzione deve essere anche indirizzato alla conoscenza di tutto il territorio. È un aspetto importante perché noi abbiamo tante bellezze architettoniche e naturalistiche nella nostra provincia che devono essere create a sistema. Lo possiamo fare anche in una prospettiva di Expo 2015, che è questo fantasma che aleggia, di cui non sappiamo bene i contenuti, ma che sicuramente potrà attirare masse di turisti, e quindi io sono convinto che riusciremo a fare. Gli esercizi commerciali di Sannazaro hanno questa funzione, svolgere una funzione preminente di presidio del territorio, ma di valorizzazione dello stesso. Abbiamo tante belle caratteristiche, cerchiamo di non deturparle, ma soprattutto cerchiamo di valorizzare un territorio che con il miglioramento delle condizioni economiche può dare anche soddisfazione a chi svolge questo lavoro estremamente importante. Quindi come Camera di Commercio ci stiamo impegnando, lo stiamo facendo veramente con tanta passione, sono anche appoggiato da una giunta camerale che ha le stesse idee e la stessa determinazione, speriamo di cercare di riempire un vuoto che in questo momento avvertiamo, perché tante altre situazioni con il patto di stabilità si trovano poi in distrattezze, quindi francamente tante volte le risorse anche dal punto della regione vengono meno e ci troviamo in questa difficoltà. Però l'impegno lo mettiamo, la passione c'è e vediamo un po' di fare qualcosa per questo territorio. Grazie.